Ma cari compagni e cari compagni, abbiamo qui oggi tra i metalmeccanici delle due regioni, Abruzzo e Molise, una lunga fase di iniziative, di mobilitazione, di lotta, per contrastare da un lato le scelte, gli orientamenti di Federmeccanica e per consultare i lavoratori e le lavoratrici sulla nuova Carta dei diritti universali e sui quesiti dell'eventuale referendum che la CGIL tutta propone all'intero mondo del lavoro. A mio avviso c'è un filo comune che tiene insieme queste iniziative, è la volontà tenace di porre nuovamente all'attenzione di tutti la grande questione del lavoro, la sua centralità. Lavoro che in tutti questi anni è stato colpito, ferito nei diritti, nella dignità. Molto semplicemente è stato considerato come una qualsiasi merce, si prende quando serve, si getta via quando non occorre più. È proprio quanto afferma Federmeccanica, sostenuta da Confindustria, quando rifiuta di confrontarsi sul salario prospettando tutt'al più lo scambio sul welfare aziendale, aiutati in questo, è bene ricordarlo, da quanto previsto dalla legge di stabilità approvata di recente, che prevede la decontribuzione proprio sul welfare aziendale. Un'ulteriore prova, se ce ne fosse stato ancora bisogno, della grande sintonia tra il Presidente del Consiglio e le esigenze, le richieste delle imprese di Confindustria. Si vuole in sostanza determinare uno schiacciamento verso il basso della massa salariale, seguendo la vecchia ricetta che affida alla diminuzione del costo del lavoro, dei diritti, delle tutele, il compito di rilanciare la competitività delle imprese. E ancora, viene imputato al fattore lavoro la principale causa del deficit di produttività del sistema produttivo italiano. Si tende a riproporre in sostanza l'antico nesso tra produttività e ore di lavoro. Ma vogliamo chiedere a tutti, si può davvero pensare che i problemi dell'economia italiana sono rappresentati dai diritti dei lavoratori o da uno scarso numero di ore lavorate per cui basta ridurre tutele e aumentare l'orario per ridare fiato ad un'economia asfittica? Fosse così, questo Paese dovrebbe procedere a pieno regime. Nel corso degli ultimi 20 anni abbiamo assistito all'interminabile immissione di una precarietà senza precedenti. Inoltre è aumentato l'orario di lavoro a tal punto che nel pieno della crisi sono cresciuti gli incidenti sul lavoro, ma tutto questo non ha inciso in nessun modo sullo sviluppo e sulla crescita del Paese. Anzi, proprio la progressiva marginalizzazione del lavoro ha pesantemente contribuito alla crisi di quella che tanti economisti chiamano produttività totale dei fattori, perché ha impedito, ridotto la capacità di innovazione. Siamo certi invece, lo vorremmo chiedere ai tanti politici ed economisti distratti, che le classi dirigenti di questo Paese non abbiano niente da rimproverarsi. Credo che dobbiamo squarciare il velo su quanto è accaduto in questi anni, perché allora risulterebbero più chiare molte cose. Mentre si parlava di mercato, di competizione, di liberalizzazione, dove in realtà si sono rifugiati in questi anni i grandi gruppi imprenditoriali per far fronte alla competizione? Hanno avuto due vie di fuga, ma sono in pochi a riconoscerlo e ad ammetterlo. In primo luogo, la rendita immobiliare, i cui profitti sono di gran lunga superiori dei normali profitti industriali, senza avere neanche la difficoltà di organizzare un ciclo produttivo. Pochi ci dicono e scrivono e riconoscono che ad esempio Tronchetti Provera con Morgan Stanley unificò la gestione del patrimonio dell'industria Pirelli fino a farne un grande operatore immobiliare, operazione che segna la fuga di una delle più importanti storie industriali nazionali per inseguire l'euforia immobiliare. Nello stesso modo si sono comportati gli altri grandi gruppi industriali, Fiat, Benetton, FAV, banche, assicurazioni e gli stessi enti pubblici. Inoltre ci si è rifugiati nei settori protetti delle utility, Benetton nelle autostrade, Pirelli e Olivetti nella telefonia, Romiti negli aeroporti, Colaninno in Alitalia, Caltagirone negli acquedotti. E allora
la bassa produttività di cui si parla non è forse determinata proprio da questi fattori, da questi elementi? Non è forse vero che in un momento cruciale, gli anni 80-90, la grande impresa italiana si è rivelata del tutto incapace di fare il salto dell'innovazione per reggere la sfida internazionale? Non è forse vero che la classe dirigente italiana ha deciso ad un certo punto che le politiche pubbliche e le politiche industriali non servivano più e che a garantire il nostro patrimonio industriale avrebbe pensato esclusivamente il mercato? Così, in questo modo, l'industria italiana ha cominciato ad andare allo sbando e una parte si è messa in vendita nell'indifferenza della politica, nella distrazione di tanti economisti, nel cinico gioco di svalutare il lavoro non potendo più svalutare la moneta. E così qualcosa come il 30% del tessuto industriale italiano è stato cancellato. Qualche mese fa, non Maurizio Landini, ma il Fondo Monetario Internazionale ha affermato che al nostro paese occorreranno dai 15 ai 20 anni per tornare ai livelli precedenti la crisi, perché i nostri problemi c'erano già tutti prima della crisi e una parte consistente della classe dirigente italiana e dell'imprenditoria avevano dismesso le proprie funzioni. Questa è la realtà. Ed invece ora tutti stanno ad inseguire le variazioni percentuali del prodotto interno lordo o degli incrementi presunti occupazionali. E anche questi, se ci fosse un po' di onestà intellettuale, al di là della propaganda, analizziamoli attentamente. Si enfatizza una variazione in aumento del prodotto interno lordo dello 0,3-0,4 e dopo qualche giorno, come è successo anche domenica scorsa, e dopo qualche giorno si è costretti ad ammettere che anche quelle percentuali così contenute non sono certe e non è detto che si realizzino. Anzi, se si è obiettivi e non accecati dalla propaganda, la condizione dell'economia italiana all'esordio del 2016 è di vera e propria stagnazione. In secondo luogo, guardiamo i presunti incrementi occupazionali. La realtà è ben diversa da quella dipinta dal Presidente del Consiglio e dalla sua corte. L'alluvione degli incentivi a pioggia e sgravi contributivi per nuove assunzioni, lo diceva Giuseppe, lo diceva Alfredo nel suo intervento, e deduzione IRAP del costo del lavoro, ha premiato le tasche degli imprenditori, ma non ha prodotto nuova occupazione di qualità. Qui sta il problema. L'incremento annuo dei lavoratori permanenti è stato di circa 70.000 occupati, a fronte di un nuovo aumento dei lavoratori a termine di ben 115.000 unità nei primi 10 mesi della riforma renziana. Non solo, il regime orario prediletto è quello del part-time, sia per i contratti a tempo indeterminato che per quelli a termine. Inoltre, nessuno lo mette in evidenza quanto meriterebbe, vi è stata una vera e propria esplosione dei voucher. Altro che superamento della precarietà. Il lavoro precario a termine è ben vivo e vegeto, anzi, aumentano precarietà e disoccupazione anche in quella fascia di età tra i 29 e i 50 anni. Questo è l'altro paradosso del Jobs Act. Voleva addirittura cancellare la precarietà tra i giovani e invece sta aumentando l'occupazione precaria anche dei genitori. Il governo continua a scommettere sugli investimenti fissi delle imprese. La realtà è che il taglio di ben 10 miliardi di euro alle tasse delle imprese non ha generato l'auspicato aumento degli investimenti a fronte, invece, di un aumento dei profitti. In altre parole, si è trattato di un'espropriazione di risorse pubbliche a fini privati, con la scusa di finanziare un'occupazione che nella gran parte rimane precaria. In realtà, e mi avvio a concludere, dietro quei provvedimenti del governo c'è una convinzione diffusa che alla luce dei fatti si è rivelata fallimentare. L'illusione, cioè, che sia sufficiente incentivare il tessuto produttivo attuale per creare lavoro. Dovrebbe essere chiaro, invece, che in una struttura economica a cui la crisi ha sottratto il 25% della sua capacità produttiva, la ripresa non avverrà facendo le stesse cose di prima. Di incentivi alle imprese è ricca la storia degli ultimi 20 anni.
ma c'è qualcuno che può ragionevolmente affermare che quelle misure abbiano prodotto una svolta nell'economia del nostro paese? Dietro i provvedimenti assunti dai diversi governi si cela la convinzione che questo paese non può essere diverso da com'è. Si è convinti che non sia possibile modificare una struttura produttiva messa in grande difficoltà da una competizione che vede affermarsi nuovi grandi paesi su scala mondiale. Ed ecco allora che si vuole risolvere un problema di tale portata riducendo i diritti del lavoro, rendendo più facili i licenziamenti, riducendo i salari che già oggi sono tra i più bassi d'Europa. Alcuni pensano che queste siano scelte obbligate, in realtà rappresentano una strada senza uscita e la ragione è semplice. I paesi emergenti avranno sempre condizioni di costo migliori per vincere su questo terreno dei costi la concorrenza. Dove si vuole arrivare su questa strada della riduzione dei salari e dei diritti così cara a Federmeccanica e Confindustria? C'è un paese reale che pochi raccontano. Tanti opinionisti di fama che ci presentano come verità incontestabili le scelte europee dell'austerità e quelle assunte dal governo farebbero bene a scavare nella realtà di questo paese. Così potrebbero ascoltare la voce di tante persone che ti raccontano di aver dovuto ritirare i figli da scuola o di non averli potuti iscrivere all'università perché hanno perso il lavoro o non guadagnano abbastanza. È un anno che discutiamo di scuola, ma nessuno ha saputo raccontare come l'istruzione, uno davvero dei fatti più odiosi, sia nuovamente diventata selettiva per reddito. Ecco, vedete, quando ci si dice che noi saremmo un retaggio del passato, si vuole in realtà affermare un concetto molto semplice. Secondo costoro, si è moderni solo se si riconosce che l'interesse generale coincide con quello dell'impresa, del profitto, della finanza. Ma a questo noi rispondiamo molto semplicemente, ma con decisione. Che modernità è quella che marginalizza, mortifica il lavoro, relega a semplice variabile dipendente dell'impresa il lavoro stesso? Che modernità è quella che chiede ad una persona di essere sempre disponibile ad ogni chiamata in qualsiasi momento per qualche ora di lavoro? Che modernità è quella che pretende di comprimere ancora i salari in un paese in cui molte imprese producono per il mercato interno e anche per quelle che esportano il mercato interno conta per circa i 2/3 del fatturato e ridurre i salari vuol dire comprimere ancora di più proprio la domanda e il mercato interno. Noi abbiamo un'altra idea di modernità e di sviluppo, una idea che ha al centro il lavoro e la sua qualità, la redistribuzione dei redditi, la lotta alle disuguaglianze. E sviluppo è per noi intervento proprio contro il rischio di povertà, di marginalizzazione, è affermare come priorità assoluta i diritti delle persone, è ridare centralità al welfare, dare dignità e qualità economica al più negletto dei bisogni, il bisogno di vita sociale. Sviluppo è riorganizzazione e finanziamento dell'intervento pubblico, è il rovesciamento del processo di privatizzazione dei servizi sociali sulla base di cui i criteri di risparmio. Sviluppo è implementazione delle conoscenze che costituiscono il vero valore aggiunto e la vera risorsa di qualsiasi sistema territoriale. È risanamento del territorio e dell'ambiente che dà luogo anche a nuove politiche industriali. E se abbiamo questa idea alta, davvero moderna dello sviluppo, è chiaro che il lavoro non può essere nero, sommerso, schiavizzato, mercificato. Per questo, la Carta dei diritti universali del lavoro è la nostra bussola. È iniziativa nei luoghi di lavoro, battaglia sindacale, lotta, mobilitazione per affermare un nuovo campo dei diritti. Perché nella nostra idea di sviluppo, il lavoro è anche sapere, qualità, investimento. Per questo la precarietà va combattuta, proprio perché nega sapere, certezze, valori. Affermiamo, tra l'altro in questo modo, un'alternità profonda al modello Marchionne e a chi vorrebbe riprodurlo, perché nega la contrattazione, la libertà e la democrazia nei luoghi di lavoro. Perché vuole affermare l'idea che il contratto non sia più uno strumento di difesa dei lavoratori e crescita dei salari, secondo appunto il modello Marchionne.
Non si accorge Federmeccanica, Confindustria, che il contratto tutela il lavoro, ma tutela dalla concorrenza sleale e dal lavoro nero anche quelle imprese che si comportano correttamente. Ecco l'importanza della Carta dei diritti del lavoro e dello stesso nuovo modello contrattuale approvato di recente da CGIL, CISL e UIL, perché lì si riafferma la centralità del contratto nazionale, di sito, di filiera, aziendale, perché si afferma che la partecipazione dei lavoratori non è all'impresa, non è azionariato o partecipazione al capitale di rischio, ma possibilità concreta di incidere sulle decisioni, gli indirizzi di investimento e riorganizzazione delle aziende stesse. E con la Carta dei diritti non vogliamo solo tornare a prima delle ultime leggi. Il nostro obiettivo è universale, unificante, inclusivo, riscrivere i diritti per tutte le figure che oggi esistono sul lavoro. Ma c'è un secondo aspetto che va sottolineato. Sottoporremo la Carta dei diritti ad una grande consultazione dei nostri iscritti in tutti i posti di lavoro. Attenzione, è questa una diversità profonda, una discontinuità, un'alterità rispetto al senso comune oggi dominante. Oggi si ripropone, anzi per certi versi si accentua, ciò che ha costituito l'essenza del dibattito politico degli ultimi anni. L'idea c'è che non siamo di fronte a una carenza di democrazia, ma a una carenza di governabilità, di autorità. L'idea è soprattutto la pratica dell'uomo solo al comando, del rafforzamento dell'esecutivo e dell'azione di governo. E tutto ciò che sta fuori da questo perimetro è inteso come resistenza corporativa, retaggio del passato, rendita di posizione. Noi indichiamo e proviamo a praticare una strada diversa. Far pronunciare i lavoratori e le lavoratrici, non solo perché quelli che abbiamo indicato sono temi che riguardano la loro vita concreta, ma perché dobbiamo riconoscere, e io credo che questo dobbiamo dirci delle verità profonde, anche noi in questi anni abbiamo allentato il rapporto col mondo del lavoro, abbiamo anche noi una necessità vitale di ricostruire una credibilità della nostra rappresentanza. Abbiamo via via smarrito la capacità di contrattare non solo salari, ma organizzazione del lavoro, orari, condizioni di lavoro. E a questo si può rispondere in due modi: facendo finta che questo non sia un problema, eluderlo, cancellarlo, oppure ridando centralità al territorio, all'insediamento nei posti di lavoro, con la consapevolezza, questo è il punto, che dobbiamo risalire una china. Penso che l'unica strada sia questa e la consultazione a cui seguirà la raccolta di firme a sostegno della legge di iniziativa popolare sulla Carta dei diritti e sugli eventuali referendum abbiano questo grande significato. Concludo sull'ultima questione. Qui ci sono i delegati e le delegate delle aziende metalmeccaniche di Abruzzo e Molise, due regioni con diversi problemi. I dati ci dicono che l'Abruzzo, insieme alla Calabria, continua a perdere occupati e una provincia come l'Aquila presenta indicatori peggiori di tutte le altre province. In Molise, dalla crisi ad oggi, si è perso ben il 16% del prodotto interno lordo, la più alta percentuale insieme alla Calabria. Ci sono tanti dati che ci dicono che se non si interviene subito con investimenti pubblici e privati, il Mezzogiorno rischia una definitiva marginalizzazione. Vedete, non sono certi i piani per il Sud, i master plan, come li ha chiamati il Presidente del Consiglio, a invertire questa dura realtà. Quei piani muovono risorse che comunque andavano impegnate dalle regioni, a prescindere dai master plan, perché sono le risorse prevalentemente della programmazione comunitaria, le risorse europee, mentre invece le leggi di stabilità approvate in tutti questi anni, fino all'ultima, continuano a ridurre proprio quelle risorse ordinarie destinate al Mezzogiorno, decisive per riorganizzare la struttura produttiva, i centri urbani. Il Sud ha bisogno di nuove politiche industriali che abbiano al centro la sostenibilità ambientale, la ricerca, l'innovazione dei prodotti. Ha bisogno di risanare il territorio e contrastare lo spopolamento delle aree interne. Anche questo costituirà l'impegno della CGIL tutta.
battersi cioè per una nuova qualità dello sviluppo delle regioni del Mezzogiorno. Questo non solo è un impegno, ma una grande iniziativa e mobilitazione di lotta. È un lavoro duro quello che ci spetta, ma ci metteremo tutta la nostra volontà e la nostra passione. Una fotografia ad altissima risoluzione di quel che è il contesto generale del nostro paese e del nostro mondo del lavoro.